Siamo all'ingresso dell'86 di Collette Ozotto, primo sito pubblico della provincia di Imperia per il trattamento tecnologico dei rifiuti. Qui c'è una pesa, un portale, Massimo Ghilardi che è della gestione idroedile. Allora entriamo su questa pesa nella quale passano i camion che arrivano qui e qua c'è questa specie di che cos'è? Un metal detector? No, questo è fa parte di una delle migliorie che abbiamo presentato in sede di gara. È un portale antiradioattività, quindi compattatori che passano di qua se risultano dei materiali radioattivi che possono provenire da, non so, da un ospedale, viene immediatamente segnalato e quindi viene fatta una procedura particolare dove il camion viene messo in quarantena, si chiamano gli enti competenti, gli organi competenti, l'ARPA e quant'altro, e si deve andare a visionare all'interno dell'autocarro che cos'è che è la fonte che provoca questo possibile con materiale contaminato. Quindi, è una garanzia in più. Questa. E allora adesso entriamo e andiamo a vedere questo impianto, un impianto tecnologico accompagnati naturalmente anche dai tecnici della provincia che ricordiamo è proprietaria del sito dell'impianto perché è il primo impianto pubblico nella storia del trattamento dei rifiuti della provincia di Imperia in Liguria. L'unico in Liguria. E qui siamo davanti all'ingresso dell'impianto dove avviene questa fase di separazione dei rifiuti. Massimo Ghilardi, che cosa succede? In questo piazzale arrivano i camion, scaricano lì all'interno e poi? Arrivano i camion, fanno manovra, abbiamo delle fotocellule di rilevamento dei camion, appena il camion si avvicina al portone si apre in automatico e scarica praticamente dentro alla fossa. Allora, qui arrivano i camion, vediamo questa fossa dove vengono versati tutti i rifiuti, i sacchetti che noi conferiamo nei cassonetti banalmente. Il rifiuto solido urbano indifferenziato viene preso da questo escavatore, viene caricato su questo trituratore che è un lacerasecchi, qui ci serve per aprire i sacchetti, dopodiché prosegue e passa alla fase di vagliatura. Cosa significa? Che c'è un tamburo che è lungo 10 metri, che ha dei fori, praticamente girando fa un setaccio, praticamente setaccia il materiale, come setacciare la sabbia. Sopra rimane la plastica, la carta, sotto passa tutta la sostanza organica che contiene praticamente dell'alluminio e dei ferrosi. La plastica prosegue, viene ulteriormente deferizzata, passa in una pressa che viene pressata e vengono fatti dei blocchi della misura di 1,10 m per 1,10 m per 2 metri di lunghezza, legati con 5 fili di ferri che poi proseguono e vanno a finire nello stoccaggio definitivo che è la discarica. La sostanza organica viene tolto l'alluminio, viene tolto quello che viene chiamato la banda stagnata, che sono le scatolette di tonno, canensimeto, cioè le scatolette metalliche che vengono raccolte e vengono poi conferite a impianti di recupero di metalli. La sostanza organica, come potete vedere in questa zona, se volete andiamo ecco, un impianto esterno, questo è quello della sostanza organica, esatto. Una torre esterna. È un caricatore automatico per le biocelle, se volete apriamo i portoni così vedete il prodotto che esce. Ecco, una cosa, sì. In pratica questo impianto fa una sorta di raccolta differenziata che non è stata fatta a monte, possiamo dire questo o è sbagliato? Possiamo dire questo, tra l'altro c'è una grandissima quantità ancora di sostanza organica dentro, sappiamo che i comuni si sono attivati per fare il porta a porta, più il materiale viene selezionato a monte, più materiale pregiato si può tenere a valle. Qui siamo dalla torre esterna di cui parlavamo prima con Massimo Ghilardi, per dove arriva l'organico, giusto? Che cosa succede? Che poi c'è un organico di qualità e di minor qualità, c'è una separazione anche qui poi dopo per vedere che cosa usare per fare terriccio, cosa per come copertura, che cosa accade? Allora, qui arriva quello che è il che noi chiamiamo il sottovaglio, il compost grigio. Compost grigio che proviene da rifiuto solido urbano indifferenziato, quindi triturazione, vagliatura, dalla vagliatura passa sotto la sostanza organica,
una volta deferizzato e tolto l'alluminio, vengono caricati in automatico questi cassoni. Questi cassoni sono delle biocelle di biostabilizzazione. Fatto il processo, che dura dagli 8 ai 12 giorni dentro questi cassoni, con insufflazione di aria, nebulizzazione di acqua, misurazione di temperatura, ossigeno, CO2, si fa l'indice respirometrico 1000. Una volta ottenuto l'indice respirometrico, si ha un materiale inertizzato che viene utilizzato come materiale di copertura di scarico. Poi abbiamo il secondo flusso, che è quello che è l'organico porta a porta. Qua, essendo un organico porta a porta di qualità, abbiamo dedicato delle celle apposta per ottenere praticamente del compost di qualità. Cosa vuol dire? Che può essere reimpiegato in agricoltura, perché non è stato a contatto con il rifiuto solido urbano. Omar Ferrante è il responsabile tecnico di questo impianto, che ha questa caratteristica di produrre queste balle legate col fil di ferro. Mi sembra una cosa particolare, mai vista da queste parti. Sì, sì, assolutamente, non solo. Siamo molto orgogliosi di questo risultato. Si parte da una trituratura del materiale, un controllo, poi una vagliatura, la separazione secco umido, la deferizzazione dei materiali ferrosi e non ferrosi, e poi abbiamo la pressatura del materiale secco in balle. Questo serve sia a inertizzare il materiale che a mandarlo giù già compatto. E quindi poi con un rullo scende direttamente nel centro di conferimento finale, diciamo, in questo scavo che poi è l'8-6 di Colleteozò. Assolutamente, poi abbiamo un nastro trasportatore, che le balle vengono tramite questo nastro stoccate nella discarica. Ci apprestiamo a lasciare il sito, l'8-6 di Colletto Ozotto, della provincia. A proposito di provincia, qui c'è il geometra Matteo Modena, che è un funzionario provinciale mandato dall'ingegnere Michele Russo, e ringraziamo naturalmente sia lei che l'ingegnere Russo per averci dato l'autorizzazione e la possibilità di fare questa visita. Credo che sia utile per i cittadini, quindi grazie. Sergio Tomasini è l'amministratore di Idroedi, diciamo la parte privata che gestisce questo impianto. Tomasini, allora, intanto qual è lo stato dell'arte? Qui mi pare che un discorso ricorrente, strano a dirsi in un sito di conferimento di rifiuti, è quello della differenziata, perché qui c'è una specie di raccolta differenziata fatta da voi stessi, e mi pare che anche il vostro input sia quello di dire: se si facesse qualcosa di più anche a casa, forse sarebbe ancora meglio, l'impianto funzionerebbe ancora meglio. Ma assolutamente, sia questo impianto, che è tecnologicamente avanzato, l'8-6, sia quello che abbiamo promosso in project, sono figli di una differenziata che deve arrivare al 65%. Oggi il porta a porta arriva ancora sporco, si può migliorare. Sporco significa che ci sono degli indici di impurezza che arrivano fino al 30-35%, fatto il centro di rifiuti del porta a porta che ritiriamo. Questo significa che si può migliorare. Per fare poi il compost di qualità bisogna partire dalla materia prima, che ha un indice di impurezza dal 5-10%. Lavorando tutti bene ci si arriverà. Il futuro allora come lo vede? Qual è la chiave di lettura? Io spero che la provincia, come sta, diciamo, lavorando bene, in questo caso con l'apertura a regola d'arte dell'8-6, procederà col project. Noi, come ben si sa, siamo promotori in sensi di legge di questo progetto innovativo che risiederà in zona Colli. Speriamo che si proceda in maniera celere, perché l'impianto dura una durata di 36 mesi e ho le 283.000 tonnellate famose di abbancamento.